si disse pacem para pacem. Mi torna spesso difficile ripeterlo perché ho sempre detto si vis pacem para bellum, e sinceramente mi ha sconcertato questo titolo. Che acume, che intelligenza, che spessore pensare che se vogliamo la pace dobbiamo cercare, la pace dobbiamo preparare. La prima fu primavera che fu, la seconda mondo, questo si è collegato un po' alle prime due. Si vis pacem para pacem, cioè se vuoi la pace prepara la pace, e in un mondo che sta così in guerra abbiamo bisogno di pace. Non so, e la pace come si può costruire? Innanzitutto col disarmo. La pace si costruisce con il dialogo, la pace si costruisce con la distensione. E bene ha fatto Obama, il presidente degli Stati Uniti, a recarsi in Giappone e chiedere scusa per le due atomiche sganciate a Nagasaki e a Hiroshima. Bene ha fatto Papa Francesco a chiedere scusa per le guerre mosse dalla Chiesa, guerre mosse in nome di Cristo, in nome di quel Cristo che predicava l'amore, l'uguaglianza, la fratellanza, in nome di quel Cristo che predicava la pace. Non imbracciano fucili, non periscono sul campo di battaglia, non uno scudo di tronco, lapidi senza memoria, nei campi di cotone, nei solchi di rossi pomodori. Sotto il sole rovente muoiono gli orari studi del mondo. Monotone gocce dal soffitto della baracca nel catino cadono, davanti a intrisi cammini spenti e sguardi vuoti. Giorno dopo giorno un nemico feroce combattono. La miseria e di lunga agonia, le gente del sud muoiono. Vorrei che tutti, che il mondo intero, che ogni uomo facesse proprio il motto si vis pacem para pacem, di modo che se non lasciamo alle future generazioni un lavoro sicuro, non lasciamo una vita dignitosa, lasciamo almeno un mondo di pace.